tutti. Ciao. Ciao, salve a tutti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, speriamo che riuscite insomma a seguirci, perché c'era qualche problemino subito prima di iniziare. Sì, anche la chat abbiamo visto che aveva qualche piccola difficoltà. Sì, speriamo che vada tutto ok, e se ci leggete in chat, magari se ci vedete, fateci sapere, perché secondo noi c'è qualche problemino. Comunque, intanto cominciamo un po' a fare il punto. Allora, come tutti sanno, chi segue la serie, ieri si è chiuso l'ottavo episodio di questa sesta stagione. La prima metà della sesta stagione. Esatto, è la prima metà, perché come da consuetudine, praticamente dalla seconda stagione in poi, The Walking Dead, la stagione si compone di due tronconi, praticamente c'è una pausa, chiamiamola natalizia, invernale, in genere si conclude appunto a inizio di dicembre o, come è successo in questo caso, a fine novembre. Dopodiché la serie riprende a febbraio, nel caso specifico questa sesta stagione, la seconda parte, ricomincerà il 14 febbraio, quindi il giorno di San Valentino. Ed è tutto un programma. È tutto un programma. Quindi ci sarà il ricongiungimento tra Maggie e Glenn. Speriamo, cioè, non potrebbe essere anche non piacevole questo ricongiungimento. No, non so. Comunque... detto questo, diciamo, si comporrà così, quindi questa è, diciamo, un po' l'abitudine. Quello che un po' non ci aspettavamo è che lasciasse le cose così in sospeso, perché fino ad ora... Che non accadesse niente, diciamo. No, beh, tanto che non accadesse niente, ma che non chiudesse questo miniciclo, perché l'abbiamo sempre detto, di solito The Walking Dead tende a considerare questi due blocchi due minicicli, in questo caso però il miniciclo non si conclude. Un po' come anche i fumetti, no? Sono divisi in altri. Sì, esatto. In dei cicli, appunto. Mm-hmm. E questo qui sembrava, almeno all'inizio della stagione, puntare a chiudersi destinato in questa prima metà, e invece... Divisi in tranche. Cioè, parlando dei fumetti, precedente, questo sembrava proprio appunto uno degli albi, uno dei minicicli più famosi, che è quello senza via d'uscita, almeno in italiano mi pare si chiami così, No Way Out, che appunto parla di questo attacco di questa gigantesca orda di zombie proprio ad Alexandria, e fin dal primo episodio della stagione sembrava appunto voler costruire questo. Era di stato fatto lo fa, proprio... sì, no, lo fa, però c'ha queste particolarità che uno non si conclude ancora, quindi dovremo, diciamo, andare nella seconda, diciamo, metà per si ferma proprio sul momento più intenso, drammatico. Intenso, sì, più drammatico, e poi comunque invece ha allargato subito diverse cose, no? Questo c'è il discorso dei lupi, che non ci sono nel fumetto, ma che comunque tendono a far capire che intorno ad Alexandria non ci sono solo zombie, ma c'è qualcuno di più pericoloso. E in realtà invece poi c'è qualcuno di ancora peggio, che l'abbiamo conosciuto nell'episodio, diciamo, di Daryl, che, diciamo, era il vero momento più atteso. Che era il vero momento più atteso, però a inizio stagione, o comunque ancora prima che iniziasse la stagione, noi ci aspettavamo che la stagione sarebbe stata divisa in due tronconi. La prima parte relativa all'attacco degli zombie, la seconda parte, come succede un po' nei fumetti, che si allargano un po' gli orizzonti di Rick, del gruppo, e che quindi si va a scoprire cosa c'è intorno ad Alexander, nelle immediate vicinanze, e ovviamente le scoperte sono sempre abbastanza spiacevoli in The Walking Dead. Qua hanno unito un pochino le cose e in realtà non hanno chiuso nulla. Non hanno chiuso nulla, ma hanno semplicemente creato delle basi poi per quello che succederà. E questo è un po' strano. È un po' strano e secondo me non particolarmente riuscito. Sì, io pure sono d'accordo. Cioè, almeno questo aspetto... A me in realtà è piaciuto abbastanza l'episodio. Mi sono piaciute in particolare alcune cose che adesso ne andremo a analizzare. Però sì, nel complesso non capisco bene l'operazione che hanno fatto. Secondo me era partita molto bene la stagione, proprio da un punto di vista teorico, cioè come era organizzata, sì, impostata. Mi era piaciuto e molto. E fino al quarto episodio sembrava rispettare le premesse che avevano impostato nei primi episodi. Poi dopo hanno preso una strada non quello che mi era piaciuto molto, che in realtà poi l'hanno mantenuto, è il fatto che fosse tutto quasi in tempo reale. Quindi veramente tensione molto alta. Il problema è che nei primi tre episodi funzionava molto molto bene. Secondo me i tre episodi sono veramente, i primi tre, veramente ottimi. Poi c'è quel quarto di flashback su Morgan che serve a
va benissimo, a, cioè, a calmare un po', no? Perché ovviamente non puoi continuare così e va molto bene. Poteva essere un ottimo spartiacque che approfondiva alcuni dei temi importanti. Esattamente. Il problema si è creato un po' col quinto, dal quinto in poi, perché col quinto e il sesto si è andato ad indagare parallelamente sulle altre storyline che si erano intanto create, perché Abram, Sasha e Daryl si erano allontanati dal gruppo. Si concentravano su dei personaggi a cui in realtà in quel momento non succedeva molto. Quindi gli episodi risultavano un po' più deboli. Sì, ma più che altro, a parte che non succedeva molto, però quello ci può anche stare, poi è una caratteristica tipica di Walking Dead, di, non, di prendersi tutto il tempo necessario per approfondire i personaggi, per farli dialogare. Quello che non ho capito io è perché appunto hanno voluto allargare subito il discorso andando a farci vedere gli altri gruppi, gli altri pericoli al di fuori di Alexandria, quando in realtà Alexandria era già al centro di così tanta roba. Sì. C'era tanta roba dentro Alexandria, c'era tanta roba su Glenn. Infatti proprio perché loro normalmente prendono il tempo per approfondire e analizzare quello che già hanno impostato, mi sarei aspettato di più su Alexandria prima di andare oltre. Esatto. Alexandria sa proprio di... cioè sembra quasi di passaggio, considerando che ora è stata invasa dagli zombie e quindi così come era non la rivedremo probabilmente. Troveremo un'Alexandria diversa comunque a febbraio. Questo... sì, beh, speriamo che, esatto, la troviamo, quindi, intanto. Quindi questo, questo potenziale paradiso che loro volevano costruire, nemmeno il tempo di assaporarlo. Sì, no, più che altro io avrei approfondito un po' meglio i personaggi di Alexandria, che veramente abbiamo visto molto poco. Esatto, da quel punto di vista, dicevo. Tranne cioè, un diciamo paio. Che alcuni di loro, se fossero morti, e la delusione è anche che nessuno è morto, e se fossero morti non è che me ne sarebbe fregato tanto. No, sì. Infatti non c'è stata un'esplorazione sufficientemente dettagliata e, come dire, empatica di questo ambiente di Alexandria, di questi nuovi personaggi, a parte Diana, che secondo me nell'ultimo episodio invece... Sì, beh, la conversazione con Michonne è molto questa bella. È una cosa... Beh, anche con Rick, anche sì, anche quella con Rick, sì. Questo non ci torniamo, perché questa è una cosa che poi fa spesso The Walking Dead, no? Proprio quando li sta per fare fuori, gli dedica un episodio intero, ti fa... Infatti me l'ho preoccupato per Morgan. è un po' un peccato però a volte, perché invece sarebbe bene... Comunque andiamo da Erika, che mi pare che la salutiamo, ciao Erika. Oh. Intanto vuol dire che qualcuno ci sta vedendo, che almeno quindi i problemi tecnici sono tantomeno limitati. Allora, chiedono subito, chissà se quando se uscirà qualche anticipazione sul Negan, da ora a febbraio. Sì, penso proprio di ne sì. Sono già uscite in realtà, e non so se ne vogliamo parlare direttamente dopo, perché magari parliamo prima dell'episodio e poi parliamo di quello che verrà dopo, secondo me ha un po' più senso. Però anche il tenore della prima domanda che ci è stata fatta fa capire che in realtà tutta l'attenzione anche della produzione è stata a febbraio, insomma, sì, i prossimi episodi, la prossima tranche. E loro hanno capito perché hanno dedicato quei 2 minuti post episodio. Sì, io penso che non solo l'hanno capito, ma se lo aspettavano. Quello che non capisco, appunto, torniamo al discorso di prima, è che così come era, sembrava impostata, era molto semplice, però nella sua semplicità secondo me veramente era molto molto funzionale. Ma sì, cioè tu c'hai due tronchi da 8 episodi, uno ti concentri su Alexander, su questi zombie, che come avevano detto loro non avete mai visto così tanto, queste scene così epiche, avevano una ragione, però si è perso molta questa cosa, sì. si è persa l'importanza, perché c'è stato Glenn che ha distratto da questo attacco, poi sono arrivati i lupi, poi Negan che tutti aspettavano per la seconda parte della stagione, l'hanno cominciato a introdurre. È ovvio che sono solo piccoli accenni, hanno avuto però anche un sentore di una certa delusione che c'era tra gli spettatori, quindi hanno anticipato l'accenno a Negan per far vedere, qua stiamo andando lì, lo vedrete presto. Sì, non lo so, questo. Comunque dopo parliamo, perché ci sono state diverse anticipazioni sia da parte dello showrunner che da parte di alcuni attori, per esempio stesso Andrew Lincoln, Rick. Sono cose molto interessanti effettivamente, però parliamo magari un attimo di quello che è successo qui, perché effettivamente dicevamo si tratta di un qualcosa di nuovo, no? Un assedio vero e proprio, un attacco di dimensioni mai viste da parte, diciamo, degli zombie, e da questo punto di vista hanno mantenuto, diciamo, le promesse. Non abbiamo visto tutto, no. Perché quello che succederà poi veramente, lo lascio intuire anche l'ultima immagine dell'episodio, succederà nel prossimo, però insomma è sicuramente importante.
è un peccato che si perda molta della tensione nel momento in cui devi anche lì andare a parlare di diversi personaggi. Cioè, a me, l'ho scritto anche nell'articolo che leggete, che sta sul sito, non mi ha per niente convinto, per esempio, il discorso di Carol e Morgan. Quello è stato il più deludente, secondo me, perché non ha senso, non ha senso proprio. Secondo me fa fare anche un passo indietro a Carol, che era cresciuta tantissimo nell'ultima Più che passo indietro, io lo trovo proprio un personaggio, cioè lo trovo fuori caratterizzazione. Esatto. Cioè, fuori dal personaggio. Passo indietro in quel senso che non rispetta quello che avevano impostato per il personaggio. Eccola qui. Sì, è un peccato, perché poi tra l'altro il discorso di Morgan, no, e anche questa visione molto diversa tra Carol e Morgan, ma in realtà non solo Carol, è un aspetto molto interessante, cioè sicuramente uno di quelli che può approfondire sul versante, diciamo, più psicologico, introspettivo della serie, che tra i più interessanti, però non farlo, va sprecato così. Esatto, anche perché volendo, Carol e Morgan sono i due angeli di Rick, cioè uno che lo porta in una direzione, uno che lo porta nell'altra. È interessante nell'ottica dello sviluppo di questa terza via che Rick dovrà trovare per essere il leader del nuovo mondo. Cioè, almeno io la vedo così, io penso che i personaggi siano stati impostati in questo senso. E vedere Carol comportarsi in maniera così... non lo so, così assurda. No, Rick è evidentemente, questo fa un po' ridere, no? Perché Rick è diventato leader tante volte, in realtà, cioè, lo è sempre stato. Sì, lo è sempre stato, però come dice Diana, era il leader soltanto dei suoi. Sì, esatto, questo per esempio io lo trovo un aspetto molto interessante. Peccato che noi non l'abbiamo visto veramente affrontato, perché non si sono potuti concentrare su Alexandre. Se si fossero concentrati quello di più su Alexandre, l'avremmo potuto approfondire meglio. Sicuramente Alexandre sono sempre stati di passaggio. Ci sono dei momenti in cui il fatto che Rick non si fida, che decide prendiamo le armi, prendiamo il controllo, perché questi non sono come noi. L'altro episodio, non ricordo assolutamente qual era, quello in cui dice... cercate di riportarli ad Alexandria, ma se non ce la fanno lasciateli al loro destino. Era il primo proprio? No, forse il secondo. Primo o secondo, sì, no, forse il inizio stagione. Secondo me era il primo. Vabbè, comunque non è. Forse era l'inizio del secondo. L'inizio del secondo. Sì. Sono questi momenti in cui Rick sostanzialmente li dà per persi gli abitanti di Alexandria. Perché li vede meno pronti di loro, sì, ad affrontare i pericoli che ci sono in questo mondo, che purtroppo loro sono costretti a vivere. E Diana invece gli insegna. Perché io vedo nel voler, che è una cosa, un'altra cosa che fa sempre The Walking Dead, cioè cercare di andare sempre in parallelo, no? Di portarti più storyline in parallelo. E che molte volte funziona molto bene. In questo caso secondo me ha funzionato male, perché per esempio il discorso di Diana su Rick sarebbe stato molto più forte se fosse stato racchiuso in un unico episodio. Sì. Invece inizia nel penultimo, quando Rick salva comunque il figlio di Diana, no? E si conclude poi nell'episodio dopo. In realtà perché? Perché ci sono stati tutti questi parallelismi, no? Sì. Tutte queste linee narrative. Sarebbe stato molto più efficace, secondo me modo di raccontare va bene se è importante sottolineare la contemporaneità, perché succedono cose importanti in parallelo. Qui non succedono importanti in parallelo, no. Se no all'inizio, quando c'era la cava e Alexandria, dopo, sinceramente, vedere Daryl, Abraham e gli altri nel bosco, però mentre ti faccio presente che invece la cava e Alexander lì l'hanno gestito in modo diverso, hanno fatto un episodio dedicato tutto su Alexander, quindi cioè, sono anche un po' incoerenti nel modo in cui gestiscono queste cose. Comunque vabbè, ormai quel che fatto è fatto, e a me sinceramente mi rimane un po' il rimpianto di una stagione che era partita secondo me veramente molto bene. Se fossero stati per una volta un po' meno ambiziosi, forse avessero cercato un po' più di linearità, sarebbe stata veramente, diciamo, un miniciclo, come diciamo, davvero ottimo, perché avevano fatto tutto bene, perché ricordiamo è diverso rispetto al fumetto, anche se il succo poi è quello, però le aggiunte che avevano fatto, no, tutto il discorso della cava, gli zombie, il piano di Rick, erano delle ottime aggiunte, secondo me,
erano qualcosa che servivano sicuramente ad allungare un po' il Broadway, vabbè, certo, così vogliamo dire, però erano coerenti con lo show, erano interessanti. È un peccato che si sia andato perdendo, e io non vorrei che perda poi di efficacia anche quello che c'è dopo, perché questo penso lo possiamo dire, non è questo grosso spoiler, nel fumetto c'è prima questo discorso degli zombie di Alexandria, sì, e poi dopo a un certo punto vengono in contatto, appunto, come dicevamo, con altri, e ovviamente è talmente immediato, è talmente improvvisa la cosa, perché non se l'aspettavano, che è molto forte l'impatto che ha. Però secondo me i lupi una funzione ce l'hanno nell'ottica di della costruzione di questo scenario verso il quale andiamo, perché i lupi che cosa sono? Sono esseri umani sopravvissuti ma tornati alla bestialità. Prendono e distruggono, lasciano il vuoto dietro di sé, mentre andiamo in uno scenario in cui i cattivi non saranno più così, o quindi in un certo senso c'è un'opposizione che servirà a dire, qualcuno magari dirà, qui in fondo questi non sono tanto male, se capisci quello che voglio dire. Sì, ho capito. Potrebbe creare perché, un conflitto. Perché lo stesso Negan di cui si parla sempre, in realtà è un personaggio. È il leader veramente di molto una società, cattivo, non però è uno che lascia il vuoto dietro di sé, è uno che cerca di fare funzionare. Esatto, è comunque un personaggio molto carismatico. No, quello che dici tu è giusto, il problema è che i lupi sono stati talmente poco, ce l'abbiamo visti talmente poco, che poi non so se effettivamente ma è questo questa che, funzione... è questo che volevo dire, che secondo me quello che dice adesso è giustissimo. Giustissimo, e loro l'hanno pensato così. Il problema, secondo me, perdi d'efficacia nel momento in cui l'hai inserito adesso. Se tu avessi fatto solo zombie all'inizio e poi dopo hanno inseriti nel finale della stagione scorsa, li abbiamo visti qui ma alla fine per un episodio, sì, e poi ne abbiamo visto uno prigioniero un altro paio di volte. Io penso che loro li abbiano inseriti subito proprio per portare avanti il discorso di Morgan, perché altrimenti, sì, se fossero stati solo zombie non potevano affrontare il discorso di Morgan del non uccidere, perché ovviamente gli zombie non, certo, vale. Quindi secondo me i lupi sono serviti a quello, però forse questa fretta di creare questo contrasto se lo potevano tranquillamente che tenere. Io vedo per questo loro contrasto tra il fatto che è una serie che, come dici tu, si prende i suoi tempi per approfondire, e poi a volte hanno la fretta di anticipare delle cose. A me era piaciuto quello che loro avevano detto, e io ci avevo creduto all'inizio. Cioè, avevano detto in estate, gli zombie adesso hanno perso un po' di forza, no? nel rappresentare una minaccia verso Rick, adesso vi faremo tornare la paura, diciamo, verso gli zombie, e lo stavano facendo nel primo, però appunto inserendo poi dopo i lupi, i Savior e tutto il resto perde un po' di forza. Se avessero dedicato tutto a quello, secondo me sarebbe stato più forte. Questa cosa che in The Walking Dead è così dalla tagline della serie, no? Che dice combatti i morti, sì, e devi avere paura, temi i vivi. È giusto che sia così, però per una volta, per un miniciclo, secondo me avrebbero potuto anche perché fare la minaccia zombie era effettivamente, esatto, spaventosa, esatto, quindi ci stava. Però Erika, vedo che sì, ha qualcosa da chiederci. Qualcosa. Sì, allora, sempre l'utente chiede, dopo Negan ci aspettano altri personaggi ugualmente tosti? Qua arriviamo proprio a spoiler pesanti che... Dopo Negan arriviamo. Beh, intanto Negan durerà un bel po'. Parliamo di a livello di serie, quindi non di tutto fumetto. Dobbiamo capire quando verrà effettivamente inserito. Perché mo parliamo bene di Negan, perché così chiudiamo prima il discorso e poi, sì, parliamo di Negan, perché mi pare di capire che sono parecchio interessati. Giustamente, no, no, ma perché chi ha letto il fumetto è interessato per ovvi motivi. Chi non l'ha letto, effettivamente, cioè, immagino letto che stanno dicendo, ma perché continuano a parlare così, sì, tanto di questo Negan? Quindi magari senza arrivare a spoiler, però ne accenniamo. Chiudiamo il discorso fumetti, perché serie, diciamo, quello che abbiamo visto, perché appunto nell'intervista ad Andrew Lincoln che leggevo proprio stamattina, ed è una cosa che dicono sempre, però stavolta veramente secondo me sarà vera, Andrew Lincoln ha detto il nono episodio sarà un episodio devastante, perché effettivamente era quello che noi ci aspettavamo, che adesso doveva essere questo, secondo, no? Me avrebbero fatto bene a farlo adesso. L'episodio 9, e questo è molto strano, pur essendo il primo del nuovo ciclo, in realtà chiuderà definitivamente questo, in qualche modo.
E già stesso Andrew Lincoln ha detto una cosa che avevo detto pure io un paio di dirette fa, dall'episodio dopo The Walking Dead cambierà. Cambierà. Bello, perché è una settimana in cui tutti ti citano. Tutti mi citano, sì, tutti quanti. O dico cose talmente banali. No, però a parte gli scherzi, ma non perché l'ho detto io, ma perché chiunque conosce un po' i fumetti o comunque ha capito la direzione in cui stanno andando, è evidente. Questo rappresenta il prossimo rappresenterà veramente una chiusura di tutto questo discorso e un nuovo ciclo, perché, come dicevo, appunto, no, senza andare troppo in dettagli, però si apriranno un po' gli orizzonti. Quindi, invece che rimanere chiusi intorno al loro gruppo, intorno alla loro gente, intorno ad Alexandria, veramente si incomincerà ad esplorare il mondo intorno, e ovviamente questo complicherà le cose, ma le renderà anche più, non lo so, renderà la serie più ambiziosa in un certo modo. Aggiungerà anche un po' di varietà, immagino. Esatto, anche a livello proprio di scenografie dovranno inventarsi qualcosa. Niente più boschi. E i boschi secondo me ci saranno, però dopo il bosco ogni tanto qualcosa ci dovrà essere. No, quindi è importante il prossimo episodio, a questo punto veramente importantissimo. È che io l'avrei però fatto qui per poi partire il prossimo. Allora, diciamo che da un punto di vista marketing, se così vogliamo, è ovvio che se sei riuscito a catalizzare l'attenzione, mo il prossimo dovrebbe fare il botto, perché... Io però sto leggendo tanti che invece esatto, sono delusi da questo. Esatto, questo è il punto, è che loro probabilmente l'hanno pensato così. Non si aspettavano che ci sarebbe stato un calo, che poi è un calo lieve, secondo 10% me. Stiamo parlando, sì, di un cavo. Però secondo me in parte... Un calo di una serie che comunque ha fatto record su record, quindi è poca roba. Però non si aspettavano probabilmente un calo di interesse... E quindi hanno voluto praticamente rafforzare quello che sarebbe stato la seconda metà. Perché questa seconda metà, con la conclusione di questo discorso degli zombie, con l'arrivo annunciato da tempo di Negan, di Savior, hanno detto, e poi ne riparleremo, di Daryl, che avrà molto molto spazio. Perché infatti in questa prima metà Daryl... Quindi loro stanno costruendo tutto per quello che ci sarà a febbraio. Il problema è che... la gente probabilmente non si aspettava questo, e secondo me è stato soprattutto l'inizio così buono, così forte, e poi a creare aspettative diverse. E Glenn, l'abbiamo detto l'altra volta, la gestione Glenn è stata azzardata e secondo me ha giocato un po' a loro sfavore. Tanta gente ho sentito che si lamentava cioè molto delusa poi dalla soluzione di tutto il discorso Glenn, che alla fine... Sì, perché l'abbiamo già detto l'altra volta, la soluzione non è stata delle migliori, peggiorata dal fatto che per 3 settimane è andato avanti. Fosse stato subito dopo, probabilmente sarebbero stati tutti un po' più buoni. Dopo la soluzione, poi Glenn ce l'abbiamo trovato messa là fuori. Ci sono quei palloncini e ci hanno messo 2 episodi ad andarsene. No, vabbè, Glenn è stato sicuramente, appunto... Hanno fatto tante scelte sbagliate. Una serie, una stagione di The Walking Dead che non partiva così forte, veramente non succedeva, penso, dalla seconda, per quanto mi riguarda. Cioè, di solito acceleravano verso il finale. E poi invece si sono persi. Comunque, speriamo che insomma la seconda metà mantenga tutte queste premesse che stanno dicendo. Se vogliamo parlare un po' di quello che Negan o Negan? Negan. Allora, Negan, perché nella clip, non so se ce l'abbiamo la clip. Ce l'abbiamo, sì, però senza volume, quindi non sentiremo. Però gli facciamo vedere. Allora, questa clip che vedete qui... Dura un paio di minuti. Dura 2 minuti, è stata trasmessa dopo l'episodio in America. In apertura di The Talking Dead. No, è stata trasmessa durante Into the Badlands, la nuova serie della AMC che loro stanno cercando però di spingere. Però poi credo che l'abbiano fatta rivedere durante... L'hanno fatta rivedere. E, quindi non l'hanno fatta subito dopo, come a volte succede dopo i titoli di coda, ma l'hanno promossa proprio per dire guardatevi Into the Badlands, che è la nuova serie, e troverete 2 minuti di anteprima su quello che si vedrà a febbraio. E addirittura non penso che sarà neanche il 9° episodio, questo sarà il 10° forse addirittura. Comunque, se non ancora dopo. Questo è quello di cui si sta tutto parlando, perché praticamente Abram, Sasha e Daryl, che stanno tornando ad Alexandria, e che tutti ci aspettavamo in qualche modo sarebbero tornati per aiutare contro questi zombie, sappiamo che non aiuteranno, perché vengono bloccati da questo gruppo di Sons of Anarchy post-apocalittici, che praticamente li bloccano e li invitano gentilmente a scendere dal camion, a dare le armi a loro, perché
nessuna di queste cose appartiene a loro. Abram con grande contrarietà gli dice, fa proprio così, e dice no, non appartengono a voi perché tutto, compreso il vostro culo, se possiamo dire così, appartiene a Negan. E così si chiude questa anteprima, che ovviamente appunto non fa altro che incuriosire chi non sa di che cosa stanno parlando e aumentare le aspettative per questo personaggio che, diciamolo chiaramente, deve funzionare per forza, perché se sì, non funziona... E le premesse perché funzioni ci sono, sì, perché stato scelto anche un grande attore, un attore che sembra adatto al personaggio. E però veramente si stanno giocando tutte le carte. Sì, la mia preoccupazione è anche un'altra, è che ora loro hanno buttato tutto su Negan, ma non penso che arriverà subito nel nono, ecco, al decimo, allora, dell'undicesimo. No, non penso. Io penso che arriverà nell'ultimo episodio, cioè il sedicesimo della sesta stagione, quindi parliamo ad aprile. Quindi non vorrei che anche questo poi possa deludere gli spettatori che se lo aspettano a questo punto. Presto. Allora, come abbiamo già detto, il ritorno, il nono episodio sarà necessariamente, ma l'ha già detto, l'hanno annunciato, tutto dedicato alla prosecuzione di quello che è appena... Se non lo fosse sarebbe un ulteriore errore. E lì succederanno tante cose brutte. Questo ce l'hanno fatto capire in tutti i modi. Chi ha letto il fumetto sa che succedono cose brutte. Io non penso succederanno queste cose. Mi sa che si è di nuovo bloccato il video. Io provo a fare l'operazione l'altra volta con grande disinvoltura. Ci siamo bloccati, vai. Però l'audio funziona, l'audio, quindi continuiamo. Continuo. No, allora, quello che succede è che... Ci siamo? Forse sì. Rimetti da te. Quello che succede è che praticamente si continuerà da dove eravamo arrivati, quindi con loro che sono bloccati in mezzo ad Alexandria, completamente affollata, invasa dagli zombie, sì, e inzaccherati di roba brutta degli zombie. Abbiamo visto che l'episodio si chiude con il piccolo Sam che sembra non farcela, no? E accenna a chiamare la madre. E quindi, tutti i presupposti, io sistemo questo problema, sta per perdere la calma. Sì, diciamo, tutti i presupposti sembrano che già non stava bene, esatto. Niente, quindi inevitabilmente richiamerà l'attenzione della mamma e degli zombie e degli erranti circostanti che sono decine e decine. Quindi insomma, potete immaginare solo tra le conseguenze tragiche e quello che dovranno affrontare dopo i superstiti, insomma, diciamolo. Sì, tra le cose che sono state dette appunto dei prossimi episodi, sono state dette tante anche di ciò che sarà veramente nel futuro. Invece per quanto riguarda il prossimo futuro, cioè proprio la scena subito dopo che continua di questa, che è una scena molto importante nel fumetto, Gimple showrunner ha subito voluto chiarire: non è detto che succeda. Sì, ha sottolineato per certe cose seguiamo esattamente il fumetto, per altre andiamo. Che poi è vero quello che fanno da sempre. Fatto da fino adesso. In questo caso penso che voglia lanciare proprio un segnale ai lettori del fumetto: guardate che tutti vi state aspettando una certa cosa adesso, anche molto brutta, probabilmente non succederà. Non entriamo nei dettagli, ma comunque è una cosa molto brutta che succede a Carl nello specifico. E noi, da lettori dei fumetti, ci siamo, penso un po' tutti, se lo sono tutti chiesto, ma succederà veramente, lo faranno veramente in una serie che comunque ha dei limiti comunque rispetto al fumetto a cui deve sottostare, è una cosa molto forte. E probabilmente questo non succederà, però sicuramente ci saranno delle morti importanti, sì, nel prossimo episodio. Di sì. E fa parte proprio del gioco, se così lo vogliamo chiamare. Noi ce l'aspettavamo per questa settimana, invece gli abbiamo dato altri 2 mesi di vita. Sì, tra l'altro da quello che ho letto pure, che diceva Andrew Lincoln, che è stato molto difficile girare quel nono episodio, anche perché, se ho capito bene, sarà in gran parte girato in notturna. È stato già girato in notturna, quindi questo fa presupporre che in qualche modo l'assedio continuerà anche durante la notte, e che poi in qualche modo dovranno affrontarli questi zombie. Però insomma, il fatto di farlo di notte effettivamente rende più interessante dal punto di vista visivo, no? Sì. A me mi vengono in mente scene così massicce girate di notte, l'attacco alla fattoria nella seconda stagione. Però mi chiedo, loro sono... li abbiamo lasciati che era giorno?
si chiuderanno da qualche parte per un altro po', immagino che succeda qualcosa del genere. Però la chiusura dell'episodio fa pensare che il crollo sia imminente. Io penso che ci sarà un crollo imminente, una sorta di ritirata, e poi in qualche modo dovranno comunque risolvere questa situazione e possono rimanere tutti i superstiti. Sì, i superstiti. Quindi sicuramente succederanno cose brutte. Un personaggio abbiamo già, penso, quasi ufficialmente. Sì, Diana, Diana è praticamente fuori dai giochi, ma l'abbiamo detto anche la diretta precedente, la settimana scorsa, perché nel momento in cui ha preparato quei piani per allargare Alexander e l'ha consegnati a Michonne. Ma Michonne pure li guardava dicendo, sì, questa non ce la fa. Sei sicura che me li vuoi dare questi piani? Non te li vuoi tenere un altro po'? No, tra l'altro Michonne che c'ha appunto, penso una delle scene più belle dell'episodio. Purtroppo però è una delle poche che ha in questa prima metà di stagione. Esatto. No, quel confronto tra Diana e Michonne è veramente bello e sono molto brave tutte e due. Sì, è un peccato che un personaggio così forte, però è interessante. A volte se quasi dimentichi, no? Perché questa l'abbiamo vista pochissimo. Il problema è che c'è tanti personaggi. Appunto, quindi, quando è un serial corale, purtroppo no, ma infatti sempre... è giusto. Però, visto che loro, immagino, sappiano quali sono i più amati e i più forti, secondo me concentrare di più attenzione su di loro... Questa scena fa presupporre che comunque ci sarà un futuro importante per Michonne, perché che cosa può far pensare questo? Che in qualche modo possa essere un po' più leader, no? Possa più... Sì, sì, un cambiamento risolutivo per Michonne. Anche se ho letto tra... Ma finisci prima. No, che tra le varie dichiarazioni di Kimball diceva che lui vedeva bene Maggie come potenziale leader. Non è che lo vedeva bene. Non è che lo infatti. L'ha scritto. Scritto, sì. Sì, Maggie è sicuramente una... Sempre se non è detto, perché nelle serie potrebbe essere diversa. Vabbè, però il fatto che l'abbia voluto sottolineare, penso, ha voluto far capire che da quel punto di vista... Sì. Immagino che quindi per Michonne ci siano comunque... C'è un ruolo diverso. Questa è una cosa che non c'è nel fumetto, tutto questo... Questo incontro, a parte che Diana non è un personaggio diverso. No, Diana. Praticamente sono invertiti marito e moglie, esatto. E quindi di fatto Diana è un uomo nel fumetto. Sì, sì, esatto, è il leader. Sì. E, no, una cosa che mi è piaciuta molto, che effettivamente poi mi è passata di mente, non ho scritto neanche nell'articolo, mi rendo conto adesso. Il cold open, cioè l'apertura pre-titoli con le formiche, sì. Che è molto bella secondo quella me. È bella, quella scena è bella, veramente molto bella, praticamente muta, senza dialoghi, ma molto significativa, no? Inquietante. Sì. È una sorta di preludio a quello che succede quando loro sono rinchiusi, bloccati dentro Alexandria e le formiche, e queste formiche che piano piano una alla volta però poi diventano sempre di più e sono inarrestabili e entrano appunto da un pertugio che tu non puoi prevedere. Quello mi è piaciuto molto, ma in realtà molte cose di questa stagione dal punto di vista visivo sono state molto belle come regia, no? Soprattutto nei primi episodi. Appunto, a parte il bianco e nero iniziale. Vabbè, il bianco e nero, più che altro è la qualità del bianco e nero, perché l'idea è stata anche carina, si vede che è venuta probabilmente dopo, come avevamo detto, da una necessità, però comunque no, però ci sono delle belle sequenze, anche l'ingresso degli zombie ad Alexandria. Sì, tra l'altro quando si sposta la macchina da una strada ancora deserta verso la parte che si sta invece pian piano riempiendo. No, ma anche questa immagine è molto che poi gli zombie sono tutti coperti di polvere, tra l'altro dopo il crollo della torre. Sì, no, ma dal punto di vista visivo, vabbè, è sempre stato molto buono e secondo me è andato migliorando, cioè questa stagione veramente ha alcune delle vette proprio, sia come regia, c'è anche la sequenza di Maggie che sale la scala, no? È molto bella, molto tesa, girata molto bene. Non deve rimanere là fino a febbraio. I problemi sono stati appunto di sceneggiatura, e quello è un peccato. Comunque, se vogliamo andare a parlare di Negan, come lo dicevamo, allora chiedevano che cosa ci dobbiamo aspettare da Negan e addirittura dopo. Sì. Allora, intanto parlerei del dopo, nel senso che Negan sicuramente ci dobbiamo aspettare almeno una stagione intera, la settima, potrebbe arrivare anche oltre, perché comunque anche nei fumetti parliamo di un bel po', cioè per esempio c'è Negan, c'ha un intero ciclo che è un ciclo lunghissimo, penso 12-16 albi di fumetti, quindi un ciclo doppio rispetto a quello degli altri. Sì, perché è due volumi, diciamo. E poi c'è tutta la premessa, quindi potrebbe quantomeno durare uno o due stagioni Negan.
quindi se vogliamo andare oltre, andiamo oltre secondo me quello che gli sceneggiatori hanno già pensato. Non c'è solo Negan, potrebbero essere introdotti altri personaggi, potrebbero, saranno introdotti altri personaggi. Ci saranno altri personaggi. Ma quindi andando oltre ci si deve aspettare di peggio? Pare assurdo, ma sì. La caratteristica del Walking Dead fumetto, che un po' poi anche la serie, che più va avanti tu pensi, vabbè, tanto peggio di così non può diventare, ed è sempre peggio. Io non ho letto gli ultimi tre albi, sono rimasto all'estate, praticamente ad agosto. E uno al mese? A volte ogni due, a volte uno, mi pare ultimamente era uno al mese, quindi sì, ho perso 3-4 albi, penso. E quello con cui l'ho lasciato è riuscito a peggiorare di gran lunga tutto quello che già avevo visto, quindi appunto non posso dire più di tanto perché anche io non so molto, però da quello che ho potuto vedere sì, sono riuscito a fare di peggio, quindi da questo punto di vista bisogna aspettarsi sempre, ma niente di buono su questo proprio, c'è, quello è una certezza in Walking Dead, mai niente di buono. E questo lo vedo anche realistico, però comunque Negan, appunto, ma non so come sono stati gli ultimi sviluppi degli ultimi 3-4 albi, però Negan rappresenta veramente il cattivo per eccellenza di The Walking Dead, non tanto perché è molto cattivo e quello che succede sono cose scioccanti, importanti, ma soprattutto perché è un personaggio meraviglioso, cioè un personaggio carismatico. È un villain che non si può odiare, cioè perché sì, esatto. È divertente, è quasi gioviale Negan, è gioviale. Pur essendo capace di nefandette da un momento all'altro, insomma, è un personaggio veramente, veramente particolare. Insomma, ci sono delle ottime ragioni per cui è particolarmente atteso dai fan del fumetto e ormai da tutti. Ma poi, avevamo parlato di un altro personaggio che era... Jesus. Esatto. Beh, Jesus è un po' l'anti-Negan. Il fatto che non l'abbiamo ancora visto già dovuto arrivare? No, perché come ti dicevo, nei fumetti c'è prima tutto questo ciclo legato agli zombie, dopodiché il mondo si allarga perché loro incominciano in qualche modo a guardare dintorni, cioè, e scoprire che ci sono altre comunità. Conoscono altre comunità, tra cui quella di Jesus, eccetera, eccetera. Okay. Quindi può essere... parallelo a Negan nella... No, è assolutamente parallelo a Negan, se rimane come fumetti. Diciamo che quando incontrano persone non è che tutti sono Negan, ci sono certo. Anche quelli che per fortuna, sì. Perché sennò sarebbe un'ecatombe. Però, sì, Negan e Jesus sono i due più carismatici, diciamo, da una parte e dall'altra. Jesus è un alleato, poi bisogna vedere come lo renderanno nelle serie, perché... in un certo senso Morgan un pochino lo ricorda, nel senso che Jesus è uno molto atletico che combatte, diciamo, arti marziali. Infatti noi si era detto quando c'era l'episodio su Morgan pensavamo che sarebbe stato il modo per introdurre Jesus. Si era pensato che appunto il flashback su Morgan avrebbe potuto svelare Jesus come suo maestro, invece no, hanno scelto un'altra strada, quindi Jesus è ancora tutto da vedere, potrebbero anche cambiarlo completamente. Però è uno dei personaggi molto amati. Perché il casting di Jesus non è stato ancora fatto? No, c'è fatto, però non è un attore famoso, quindi adesso non ricorderei. È uno dei personaggi molto molto amati dai fumetti. È un bel personaggio, ma è decisamente più eroico, più convenzionale rispetto a Negan. Sì. Invece Negan c'ha questa caratteristica, che è appunto un personaggio negativo al 100%, però da lettore non puoi non amarlo, perché è c'ha delle battute meravigliose, mi viene da dire un po', è azzardata come cosa, però un po' tarantiniano. Non è un freddo, cioè è un villain che si affeziona ai suoi nemici, insomma ha delle caratteristiche molto particolari. Quindi... bisogna sempre capire come verrà reso, però la scelta di casting, quando lo descrivete esatto il casting mi sembra adeguato. All'epoca insomma, qualche mese fa, un anno fa, si parlava addirittura di John M, no? Però così, da come lo descrivete, ci vedo meglio Jeffrey Dean Morgan effettivamente sembra perfetto. John M forse sarebbe stato un po' più forzato, però già lì avevano fatto capire che avevano capito l'importanza del personaggio e che quindi la caratura dell'attore doveva essere quella.
John Emma, tutti l'avevano pensato perché sarebbe stato, ovviamente, essendo legato alla AMC, sì, certo, tramite Mad Men, sarebbe stato veramente una scelta azzeccata. Però penso che non ci possiamo assolutamente lamentare. Jeffrey Dean Morgan l'ha dimostrato sia al cinema che in TV di essere un personaggio molto carismatico. Perché tutti i suoi personaggi... Ha anche questa caratteristica di giovialità che... Sì, esatto. Che voi, sa essere divertente, sì, è perfetto. Quindi sembrerebbe veramente perfetto. Cosa succederà? È difficile capirlo, perché cambieranno necessariamente... Però si intuisce un po' già da quello che si è visto sia nell'episodio di Daryl, no? Sia in questo episodio, in questa clip che abbiamo visto, è un leader assoluto. Non è un po' il seguace di Rick, questa non è una democrazia. È un despota, esatto, sì. Esatto, è proprio un dittatore in tutto e per tutto. Un dittatore però carismatico. Cioè, un dittatore che appunto riesce ad avere il controllo... Non solo con la forza, con la violenza, ma perché ha effettivamente il rispetto. È un po' l'evoluzione del governatore, solo che... un governatore 2.0. Però esatto, appunto, il governatore era psicopatico. Sì. Negan non è psicopatico. Lui ha un sistema, cioè questo è un cioè po' del metodo. Da... Sì, sempre molto labile il confine. Sì, certo. Vabbè, ma è anche un mondo in cui i confini si fanno più sottili. La società è distrutta, quindi non rispettare più quelle che sono, cioè, leggi, sì, che ormai non hanno bisogna senso. Dire, bisogna dire, ora, che nel fumetto, nel fumetto il governatore, per esempio, è veramente molto buttato là. Cioè, nel fumetto non sai molto del governatore. Noi nelle serie invece siamo riusciti... vero cattivo. È anche il primo vero cattivo. Sì, anche il primo vero cattivo, però dico, tu non sai quasi nulla sulla sua backstory, sulla sua psicologia. Nella serie invece noi abbiamo già esplorato alcuni aspetti, no? Perché abbiamo visto non il passato, ma quantomeno abbiamo visto come è passato prima da sconfitto e è ritornato poi dopo sui suoi, sì, passi, no? E quindi ha subito, diciamo, un'evoluzione in un certo senso. E, mentre invece appunto nei fumetti no, lo vediamo proprio subito come cattivo e finisce là, c'è subito lo scontro. Di Negan nel fumetto c'è qualcosa di più a livello psicologico, cioè lo conosci di più come personaggio, quindi anche per questo che nel fumetto è veramente un cattivo molto molto ben riuscito e molto carismatico. Invece per esempio il governatore delle serie già, è già così, cioè mi viene da dire anche che è già meno eccessivo del fumetto. Sì, è meno eccessivo, però è questo più, lo rende forse anche un po' più è più caratterizzato, no? Sì. Quindi secondo me si dovranno inventare qualcosa di diverso, cioè mentre nel fumetto l'impatto di Negan è molto più forte perché è sì un cattivo, ma per una volta è un cattivo di cui tu vedi tante cose, cioè comunque viene molto molto dettagliato, spiegato, cioè ti affezioni. In un certo senso noi l'abbiamo fatto anche col governatore, con le serie già è successo questo. Quindi secondo me si inventeranno qualcosa di diverso, perché altrimenti non hai lo stesso impatto che c'è nel fumetto. Cioè non c'è una differenza poi così sostanziale. Però questa è la mia impressione, poi non lo so. Non lo so, io non credo che qualcuno si fosse affezionato al governatore. Beh, no, io non parlo io non parlo di affezione. Era fatto l'attore, era efficace. Sì, sì, era il lavoro era un molto personaggio buono. Interessante, affascinante, però credo che abbia delle caratteristiche molto diverse Negan. Sì, sì. A me sinceramente il governatore piace più nella serie che nel fumetto. Perciò perché dico, nel fumetto troppo eccessivo, è troppo fumetto. Sì, sì, ma appunto era quello che volevo dire. Cioè, nella serie già c'è stata una evoluzione del governatore, mentre invece nel fumetto Negan rappresenta un po' l'evoluzione del governatore, nel senso che come caratteristiche è quel tipo di cattivo, però appunto molto più dettagliato, approfondito, mentre nella serie appunto questo è già avvenuto. Quindi secondo me qualcosa di diverso faranno. Non penso che però cambieranno la sua caratteristica principale, che è la fedele mazza. E non diciamo di più, che poi diciamo proprio non si possono slegare Negan questa sua caratteristica. L'altra caratteristica, l'abbiamo detto un'altra volta, sono le parolacce, che sono
un mare di parolacce praticamente, ogni tre parole ci sono due parolacce, e questo bisognerà capire come lo renderanno nella serie, perché se avete notato, budella quante ne volete, però le parolacce non ci sono. Cioè, trovi 300 zombie indosso, mai uno che avesse detto però quindi questa è una caratteristica un po' della AMC, sì, la AMC, perché a differenza della HBO, l'HBO è una cable vera, anche le altre cable, l'AMC è una basic cable, quindi comunque sì, ha dei limiti, diciamo. Se sono Netflix comunque non ha problemi di linguaggio, perché sono proprio a pagamento vere, sì. Quindi c'hanno anche i filtri, penso, antiparental, non penso, lo so, sì, sì. Penso che invece Walking Dead tu lo puoi vedere cambiando canale, quindi probabilmente le parolacce. Poi immagino un bambino che si vede tutto quel poco. Infatti non è che, non penso che il bambino che vede, la presunta, gli americani morte si sa che sono sì, un po' strani, però comunque effettivamente l'altra morte della stagione scorsa nelle porte a vetri, no? Cioè non penso che sia meno scioccante per un bambino di sentire due parolacce, no, penso proprio di no, però in ogni caso il linguaggio particolarmente concentrato nel caso di Negan, ma il linguaggio è più colorito in generale nel fumetto e nella serie, sì. È comunque funzionato dicendo damn invece di altre cose, quindi penso che si possa funzionare comunque, creare qualcosa si fa. E quello che dicevo prima è che un po' tarantiniano per alcune cose, non è che c'entra proprio moltissimo, però è per far capire che quel tipo di personaggio che parte con monologhi, cioè sta per ammazzare qualcuno, però se ne parte con questi monologhi un po' surreali, volgarissimi ma anche divertentissimi, che sono poi le cose che fanno amare questo personaggio, perché ovviamente appunto non è il cattivo, semplicemente è il cattivo che ammazza, ma è il cattivo che comunque si crea questo alone mitico intorno. È molto bello. Quello che abbiamo visto sono appunto sicuramente dei suoi scagnozzi, i suoi seguaci che si chiamano i Saviors, che sono proprio una comunità vera e propria. Quello che potrebbe essere importante è invece quelli che hanno conosciuto quelli che hanno rubato la palestra, esatto, a Daryl. Quelli che hanno rubato la palestra a Daryl, non so perché sto facendo Dwight, che invece è il nome di questo personaggio. Ah, lo si sa quindi che lui si chiama. Pare di sì, perché la AMC si è lasciata scappare, chissà se apposta o no, sul sito web loro fanno dei sondaggi per i loro utenti, e quando praticamente hanno messo il sondaggio che pensate di questi personaggi, si sono lasciati scappare al lato di un'immagine il nome Dwight, e quindi questo può far pensare che effettivamente questo allora personaggio potremmo anche vedere Negan prima a questo punto, non lo so. Se fosse così, sempre perché sempre tutto da capire quanto voglio mantenere, quello potrebbe essere un altro personaggio importante, e questa caratteristica, che questa cosa che ci hanno fatto vedere, cioè che ci sono delle persone che quantomeno non sono più disposte ad accettare questa dittatura, perché se ricordate in quell'episodio dicono più volte io non voglio inginocchiarmi, sì. Io non voglio inginocchiarmi, perché appunto ovviamente come tutte le dittature tutti sono sempre dei ribelli, sono d'accordo, cioè. Quindi quello è un aspetto molto molto importante anche nei fumetti, ed è la tipica cosa che probabilmente nelle serie poi viene approfondita molto di più, perché loro prendono dei temi, no? Sì, certo. Probabilmente quindi un tema della settima stagione, qua sto proprio inventando io, però per caratteristiche potrebbe essere proprio che cosa comporta creare una comunità con un leader così forte, che poi ovviamente... Tu pensi comunque che sarà della settima stagione? La seconda metà della sesta lo vedremo solo a introdurre Negan nel suo gruppo? Io penso di sì. Io sarebbe la cosa più ad effetto, che chiudi la stagione con l'arrivo vero e proprio di Negan. Penso che sarebbe la cosa più forte. Però cioè, ci dobbiamo aspettare di tutto, perché ci hanno sorpreso tante volte, non sempre positivo. Però io fossi in loro costruirei tutto e poi chiudi col botto. Poi bisogna dire che cos'è questo botto, perché là c'è l'altro problema, che i lettori del fumetto si aspettano tutti questo botto, che coincide nei fumetti con l'arrivo in scena numero 100. Sì, con l'arrivo in scena. Sì, l'arrivo di Negan, è, anche nei fumetti Negan è molto chiacchierato prima, cioè questo nome si sente spesso, vedi sempre i suoi seguaci, lo senti nominare da tanti,
e non arriva mai, poi a un certo punto arriva veramente col momento più scioccante di tutto il fumetto, corso dei fumetti, che è questo famoso numero 100, che è qualcosa di... E bisogna vedere se però verrà riprodotto esattamente quello che i fan si aspettano, oppure una variazione, oppure... Sì, ovviamente quando si parla di cose scioccanti... È un momento troppo iconico c'è una morte importantissima e scioccante, però io direi che ci sono ottime possibilità che cambino il persona, protagonista di, questo, di questa morte scioccante, perché... Lo sanno tutti. Perché lo sanno tutti, tutti se l'aspettano, e soprattutto poi nella serie, per assurdo, c'hanno molte più possibilità, perché ci sono tanti personaggi ancora iconici che nel fumetto magari non c'erano più, cioè sono, o non ci sono, sono personaggi che non esistono nel fumetto, e ci sono qui personaggi... Il fatto che pare che Daryl abbia molto spazio nella seconda parte, no, della serie. Questo non creiamo allarmismi, mi fa venire un po' di ansia. Non creiamo allarmismi, però è ovvio che certo Daryl è un ottimo candidato, è un ottimo candidato, perché è un personaggio che non c'è nei fumetti, e quindi tutti quanti si aspettano prima o poi che venga fatto fuori, perché è ovvio che più vai avanti è più difficile immaginarsi una serie appunto dove ci sia Daryl sempre più protagonista, perché vuol dire inventarti le cose nuove, quindi tutti puntano sempre sulla morte di Daryl, però in realtà non c'è nessuna base, anche perché è un personaggio che non c'è nei fumetti, ma è anche un personaggio particolare e che quindi non può stare lì. Ma perciò ti dico, ti devi inventare le cose come hanno fatto appunto adesso, no? Quell'episodio che praticamente è stato inventato apposta per Daryl, per dargli un po' di spazio, perché nel momento in cui deve essere questo personaggio solitario che non accetta le cose, ti devi costruire tutte delle cose su di lui, e quindi è ovvio che uno pensa, comunque, vabbè, è stato fatto bene fino adesso, sì, in questa stagione in particolare quell'episodio non è proprio riuscito benissimo. Il problema non è l'episodio in sé, è l'episodio in quel momento, sì, sono d'accordo, però insomma veramente le possibilità sono infinite. Io comunque... penso che comunque la scelta loro ideale sarebbe di far arrivare Negan l'ultimo episodio, fare qualcosa di molto molto forte, che non necessariamente sia quello che succede nel fumetto, ma comunque qualcosa che veramente rompa gli equilibri in qualche modo, e a quel punto poi c'hai la settima che ci avrà, sì, queste caratteristiche. Sono obbligati a farlo arrivare Negan entro il finale, non, cioè non posso fare come questo che poi perché arriverà questi due minuti che hanno fatto vedere, no, ma se no non lo accennavano, sì, così, esatto, tanto non lo presentavano, non dicevano, parlavo dell'attore, del casting, cioè vuol dire che, tra l'altro, c'è un video che gira su internet rubato, ma non si sa se è vero o no, perché è talmente scuro, si vede talmente poco che potrebbe essere qualsiasi cosa. Però questo video, che a me mi è capitato per caso ieri, si vede, però figuratevi, è un video di YouTube scurissimo in cui si vede una telecamerina in cui è riprodotto un video, cioè non si vede niente. Sì. Comunque si vedrebbe praticamente questo personaggio con questa mazza, e sullo sfondo si vede il set praticamente dove stanno girando. Quindi praticamente dice l'autore di questo video che sarebbero le riprese, le prime riprese di Negan, che in realtà è un suo amico, non potrebbe essere chiunque, essere un giocatore di baseball, cioè non lo possiamo sapere, però la sensazione è che sì, che sia una cosa del genere, che comunque in questa finale di stagione deve arrivare in qualche modo, cioè ormai ne hanno parlato troppo per poterlo tenere nascosto, sarebbe anche controproducente. E poi essendoci la pausa adesso, essendoci la possibilità di sentire anche eventuali critiche, voci, male che va cambi idea, cioè seppure non lo volevano portare, male che va, la sensazione che spesso loro rimontino il girato in modo diverso per cambiare la struttura degli episodi, beh lo puoi fare sicuramente, no, secondo me loro l'hanno fatto, secondo me anche in questa stagione, e in parte forse per questo non ha funzionato tutto, potrebbe essere perché alla fine loro se vanno in parallelo loro girano tutto e poi dopo, certo. Sì, sicuramente. A differenza di una produzione per un network che gira settimana in settimana, loro sanno largo anticipo. Sì, anche i motivi per cui a volte molti attori di Walking Dead sono relativamente liberi, stesso Daryl. Sì, no? Magari girano tutto il Daryl della stagione. Che fa anche altre cose, sta facendo quello show sulle voci, sì, sulle motociclette. E infatti molti dicono, Daryl sta il prossimo a morire perché c'ha già altri show.
No, è che in realtà lì loro lo fanno andare. Esatto, The Walking Dead, essendo così corale, ed essendo magari girano 3 settimane, dopodiché c'ha 6 mesi liberi, quindi sì. No, non vuol dire niente da quel punto di vista. Però secondo me sicuramente hanno costruito forse troppo sulla seconda parte di questa sesta stagione, e sarà importante capire. Non la devono sbagliare adesso. No, io non penso che la sbaglieranno. Però certo è importante. È importante perché se 3 mesi fa sembrava una serie quasi intoccabile, le critiche ci sono sempre state di Walking Dead, sì. Però almeno gli ascolti davano ragione agli autori. Adesso che c'è stato questo calo, per quanto lieve, e per quanto anche fisiologico alla sesta stagione, sì. Perché tutte le serie. Però era quella la forza di Walking Dead, che più cresceva, un po' come il Trono di Spade. Perciò sono le due serie. Sì, perché è un tipo di serie che, a differenza di altre, cioè soprattutto quelle cable, vanno a crescere normalmente. Però alla sesta stagione un calo anche lieve ci può stare. Però una cosa è Breaking Bad, che è stato poi, in questo poi, l'esempio perfetto, che è partita da una serie piccola ed è diventata poi una serie molto molto importante, è arrivata a 10 milioni e passa. Però, appunto, l'hai fatto gradualmente. The Walking Dead e Il Trono di Spade sono due serie che sono già partite fortissime, sempre su ascolti impressionanti, e sono cresciute nel tempo. Soprattutto a differenza di Breaking Bad, che aveva un corso definito certo. The Walking Dead teoria può andare avanti per sempre. Sì, perché il fumetto ancora sta andando avanti. No, ma anche senza fumetto, volendo, può andare avanti tutta la vita. Hai inaugurato uno spin-off, quindi... No, è quello, perciò dico, c'aveva questa forza che veramente poche serie si possono permettere, cioè di essere una serie che più va avanti, e quindi loro hanno sfruttato questa cosa. Mi è andata male, secondo me, però hanno tutto il tempo e tutte le possibilità per poter rimediare e rafforzare la seconda parte di questa stagione. Che, secondo me sì, veramente cambierà un po', secondo me, quello che è tutto ciò che circonda Walking Dead, perché è ovvio che se riescono a rimediare e a rafforzare, perché secondo me non c'è via di mezzo, cioè o continua il calo vai anche meglio a un certo questo punto. Potrebbero anticipare Negan rispetto ai piani iniziali, e nel fatto che l'hanno lasciato con un primo accenno a lui, mi fa pensare che puntino molto su di lui per sono molto furbi, perché è vero che il fumetto è molto molto lento, cioè tra i fumetti di adesso, io non sono un esperto, però è sicuramente tra i più venduti e più letti. Però insomma Negan è personaggio comunque, se vogliamo, secondario comunque di una serie, cioè non è Superman. Il fatto che stiano creando questo alone di mito, il fatto che se ne parli così tanto di un personaggio così, che comunque appunto viene solo dal fumetto, vuol dire che ci stanno lavorando molto e stanno lavorando anche bene. Che, ripeto, una cosa è che tu inserisci personaggi storici che vengono da 50 anni di fumetti, che fanno parte della cultura popolare. E Negan comunque c'ha 2 anni, 3 anni, non di più, penso, 2 anni forse. Ma loro usano chi conosce il fumetto, quindi chi conosce, esatto, Negan come asse di risonanza. Stanno creando questa asse di risonanza molto importante che gli fa gioco, insomma. Pure il governatore all'epoca incominciarono a dire arriverà questo governatore, però la serie era forte ma non così forte. Adesso che sanno che è, possono ovviamente giocarci molto di più. A differenza del governatore, hanno scelto anche un attore che di suo ha un certo numero di seguito personale. Quindi si unisce il seguito dell'attore alla fama del di questo personaggio. Sì, assolutamente. Possiamo chiudere qua, perché ovviamente io penso che adesso per un po' ci sarà un po' di calma, nel senso che ora ci sono state queste dichiarazioni, Natale. Sì, per un po'. Poi arriverà esatto prima del intorno a gennaio arriverà qualche altra anticipazione e magari si capirà qualcosa di più, però è ovvio che in questo momento The Walking Dead è fermo, diciamo, quello che hanno costruito, quello che loro volevano, un'attesa per il prossimo episodio e per tutto il secondo ciclo, come dicevamo. Quando va in pausa però c'è sempre un po' il rischio che un po' si dimentichi. La gente si dimentichi, oppure comunque le discussioni continuino e magari anche dei fan, cioè gli spettatori che erano incerti, magari si lasciano coinvolgere dal malumore di altri.
Sì, esatto, perché... E comunque io l'ho visto discutere in questi giorni. Sì, ma per forza, infatti è per quello che dico... È un po' strano. In realtà già dalla settimana scorsa, da Glenn in poi. Avrebbero dovuto chiudere invece con qualcosa di un po' più soddisfacente, allora a quel punto, non lo so, magari... c'era più voglia, non lo so, è difficile perché poi è una mossa un po' azzardata questa, però è ovvio che la curiosità di vedere come va avanti c'è, però appunto se c'è il malumore anche quello è aspettare due mesi, tutto il malumore, e non sei soddisfatto rischia di farti cambiare i piani, e non è detto che poi il cambiamento sia più efficace di quello che hai pensato inizialmente, quindi vabbè, vedremo comunque. Parliamo comunque di, come hanno detto, sequenze molto impegnative, quindi non è che puoi cambiare più di tanto. No, no, parlo del, non del prossimo episodio, ma di quelli che verranno in dopo. In realtà quando hanno girato già praticamente tutto, pare che hanno girato proprio tutto. Mi sembra che proprio Andrew Lincoln diceva, che parlava proprio del sedicesimo episodio, se non l'hanno girato lo stanno per girare. Ma insomma. Sì, perché loro non vanno in onda con l'inizio dell'altro. Poi, come dicevi tu, si può giocare sul montaggio, si può decidere. Perciò dico, storyline, anticipare alcune cose prima, tanto vanno in parallelo. No, io credo che sia già girato tutto, è una questione proprio di anche climatica per uno show ambientato così tanto all'aperto. Sì, sì, loro infatti girano tutto. Non possono girare in inverno, quindi no, è per forza girato tutto. Sì. No, però possono montare in modo diverso alcune cose. Sono serie complesse, non è come una volta che una sitcom la giravi ovviamente in pochi giorni. Siccome ancora adesso la giri in un pomeriggio. In una settimana praticamente. Sì, perché c'hanno prima le prove e poi la ripresa. Queste la sono serie ovviamente diverse, quindi è normale che sia così. Va bene, allora... Vabbè, sul sito poi aggiorneremo sui prossimi appuntamenti, sicuramente parleremo dei film di Natale, altre... Star Wars, direi. Star Wars, sicuramente. Appena... Star Wars appena ce lo fanno vedere. Ah, vabbè, Star Wars parleremo dopo, nei giorni dopo l'uscita, perché ovviamente è bene dare il tempo di vederlo. A chi ci riesce subito. A chi ci riesce subito. E basta. E poi, vabbè, per The Walking Dead poi sicuramente se ne riparlerà a febbraio. E il 14 febbraio in America, che è la domenica, quindi il 15, lunedì 15... Se non ci sono cambiamenti nel palinsesto della Fox. Ma non so se noi possiamo fare diretta perché io sarò a Berlino. Vabbè, quello poi ne parleremo noi. Va bene. Ciao a tutti. Ciao.